sono irriducibili dell'indipendentismo. Con questa accusa la Cina ha deciso di sanzionare alte cariche di Taiwan, l'isola rivendicata da Pechino come parte del proprio territorio. Nella lista compaiono il premier taiwanese Su Tseng-chang, il ministro degli esteri Joseph Wu e il presidente del Parlamento Yu Shi-kun. I loro nomi sono citati in una nota diffusa oggi a Pechino dall'ufficio del governo centrale per gli affari di Taiwan. Ai tre leader politici e alle loro famiglie sarà vietato anche accedere alla Cina continentale nelle regioni di Hong Kong e Macao, perché ritenuti responsabili di aver cercato l'indipendenza con parole e azioni legate a forze esterne per dividere il paese, di aver gravemente minato le relazioni bilaterali e messo in pericolo lo stretto di Taiwan. Per la Cina la decisione di sanzionare i tre politici taiwanesi è finalizzata a rendere penalmente responsabili a vita le persone che sostengono l'indipendenza di Taiwan. Nella lista non c'è la presidente taiwanese Tsai Ing-wen. Le sanzioni arrivano il giorno dopo in cui i dirigenti di Taiwan hanno ricevuto sull'isola Raphael Glucksmann, presidente della Commissione Speciale per le Ingerenze Straniere del Parlamento Europeo, il quale ha detto che è arrivato a Taiwan con un messaggio semplice e chiaro. You are not alone. Europe is standing with you. Non siete soli, l'Europa è con voi nella difesa della libertà. Glucksmann oggi ha precisato che la visita a Taiwan non è una provocazione. Per la Cina, Taiwan è una provincia separatista dal 1949, quando il generale Chiang Kai-shek, sconfitto dopo 22 anni di guerra civile cinese, si è ritirato con le sue truppe sull'isola di Formosa, oggi Taiwan con capitale Taipei. Per i separatisti è la Repubblica di Cina Taiwan. Per Pechino, invece, è un proprio territorio da riprendere anche con la forza.